La scelta di chiudere le scuole e le università è stata una scelta difficile, ma dettata dal senso di responsabilità e dalla volontà di tutelare il bene supremo della salute dei cittadini. E per farlo dobbiamo limitare al massimo la diffusione del coronavirus. E sappiamo perfettamente, e io sono un genitore, che i nostri bimbi a scuola rischiano di passarsi dei virus e poi di portarli a casa. Ed è per questo che il governo ha deciso di chiudere le scuole, ma che il governo allo stesso tempo ha deciso di mettere in campo già adesso delle norme che vanno incontro ai genitori che dovranno evidentemente hanno e stanno subendo dei disagi in conseguenza della chiusura delle scuole. Il governo sta andando incontro loro per permettere ad uno dei genitori di potersi assentare dal lavoro per accudire i figli minorenni. Ma non basta. Se andate sul sito sito miur.gov.it, è il sito del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca, potete vedere come sono già in corso, sono stati già fatti dei webinar, che sono dei corsi di formazione per 2000 docenti italiani, che permettono loro di fare, di creare delle video lezioni da dare poi agli studenti a casa in modo tale che anche la didattica possa andare avanti. Questo è un momento importante, è fondamentale rimanere uniti e vi dico chiaramente che se il governo ha preso questa scelta difficile, l'ha fatto per il bene dei cittadini, sia dal punto di vista della salute, della tutela della salute, che dal punto di vista della formazione e della didattica dei nostri studenti.